si possa trasferire nel mercato specializzato. Se non c'è l'apporto con l'ambulante che ha investito risorse per il proprio lavoro, per questo sostentamento, non penso che possa accettare così facilmente di vedersi togliere da un giorno con l'altro. Con quali poi ipotetiche compensazioni? Mi immagino già il corso al TAR, ingaggini burocratiche, 18 mesi, 19, 20, 3 anni, 4 anni, questo sono per i corsi. Ma se partiamo già dall'inizio, dalla mancanza di un progetto, dalla mancanza di qualcosa, perlomeno dico, non dico che praticamente concreto su cui ragionare, ritorniamo all'atto di fede che dicevo prima. Con tutta la stima e il rispetto che posso avere sia per la figura del sindaco che dal tanto benvoluto assessore D'Alfonso, da tutti noi, da tutti voi, mi viene difficile poter votare su un atto di fede, vorrei votare su atti concreti, su possibilità concrete di analisi. Anche noi perciò valuteremo molto attentamente quale sarà la nostra posizione, successivamente la dichiareremo, però è difficile riuscire a sostenere qualcosa di cui non si capisce concretamente i contorni, i confini. Abbiamo avuto oggi una lettera dall'assessore, arrivo a concludere, l'assessore Maran che poneva ulteriori problematiche che possono sembrare più o meno importanti, ma che contribuiscono a creare quella paura che i 18 mesi, che sono l'elemento portante su cui noi facciamo pienamente risaltare nella delibera, siano difficilmente rispettabili. Arriviamo alla ciliegina sulla torta. L'unica proposta concreta che voi fate, che sembra pare essere risolutiva di tutti i problemi del mercato della borsa, è quella della chiusura temporanea dell'uscita dell'M5 su via Volturno. Cioè noi andiamo. Sì, arrivo a presenterò un emendamento, quantomeno, sicuramente per cancellare quest'ultima lettera. Grazie. Consigliere Tucci. Grazie. È un po' difficile intervenire questa sera su questa delibera del Presidente Quattrociotti, perché va riconosciuto il merito e il lavoro di questi 7 anni che si è speso perché il mercato non tornasse in via Volturno e quindi si trovassero alternative serie e che mettessero tutti d'accordo cittadini e ambulanti, e la posizione trovata è quella di Gavezzano. E quindi il problema di questa sera non è tanto la delibera che noi andiamo a fare. Io penso che il problema è un altro, è la non credibilità da parte di questa giunta nei confronti dei cittadini, nei confronti degli ambulanti fuori e nei confronti della parte politica, che è l'istituzione che è cosiddetta, così dovrebbe essere vicina ai cittadini. Dico questo perché questa giunta, soprattutto nell'ultimo anno, ha dimostrato che di quelli che sono i nostri pareri, i nostri velivoli, le nostre nazioni, non gli è fregato nulla, zero. E quindi non si può, almeno io la penso così, non si può avere fiducia e credere in una giunta o in qualche assessore che ha mancato in quelli che sono i suoi compiti. L'assessore D'Alfonso è stato invitato anche dalla mozione votata a settembre dell'anno scorso, per dire una delle ultime, non per anni, a presentarsi e dare spiegazioni perché aveva fatto uscire una lettera dove diceva che dal 1 di ottobre il mercato tornava in via Volturno dopo aver fatto aprire anche i tabelloni che erano apparsi poco prima, per poi rimangiarsela qualche giorno dopo. Allora io non ho credito, cioè io non posso credere in un assessore che ha questo modo di comportarsi, di non confrontarsi con la parte politica
se la vogliamo dire tutta e brutta, che è della sua maggioranza, non si confronta con i cittadini perché non va se non a dare qualche premio, qualche regalino per riconoscere il lavoro che viene fatto sul territorio, ma su una questione concreta come questa, zero. Allora, io dico questo, prendo in mano quello che avete avuto, vi è stato consegnato durante i lavori della Commissione. Già questo documento è una presa in giro per quello che riguarda il ruolo nostro e soprattutto verso i cittadini. Perché? Perché questa è una proposta di delibera di giunta. Io dal 1999 che faccio il consigliere di zona non ho mai visto arrivare al consiglio di zona una proposta di delibera di giunta da parte degli assessori dove si chiede un parere su un argomento. Perché allora se è così, io sono con... No, ma adesso parliamo seriamente, fosse così sempre, io sarei l'uomo più felice di questo mondo, perché allora posso discutere anche della delibera di giunta sul bilancio, posso discutere della delibera di giunta sul decentramento, sulla sicurezza e così via, ma così non è. Altra questione, perché non mi posso fidare o non posso credere in quello che c'è scritto in questo documento? Perché nell'ultima parte, dove si dice prima del deliberato, almeno questo è il documento che è stato consegnato, che è quello arrivato dall'amministrazione, visto puntini, 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 del consiglio di zona 9 in data. Questi puntini, 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 cosa nascondono sotto? Potrebbero nascondere, viste le osservazioni, viste le valutazioni, ma potrebbero anche nascondere, visto il parere del consiglio di zona. E allora io come posso dire che una delibera di giunta mi mette nelle condizioni di poter ragionare, che è giusto che io ragioni anche su questo, ma come fa a mettermi in... Non è possibile. Altra questione, io credo che se così prendo il tempo del capogruppo Primio, se è la discussione è questa, allora c'è un altro argomento. AMAT ha mandato oggi attraverso l'assessore Maran, ha mandato questo documento. Noi della documentazione di questo tipo la stiamo chiedendo da tempo. E allora perché arriva oggi? Doveva arrivare già a marzo, doveva arrivare ad aprile, poteva arrivare a maggio, poteva arrivare a giugno, no, arriva oggi. Allora ci sono dei dubbi che ho, almeno io ho dei dubbi rispetto all'operato di una parte degli assessori, di questa giunta, chiamiamola come vogliamo, no? Perché non va nell'indirizzo che è sempre stato sostenuto da anche in campagna elettorale, di stare sempre più vicini ai cittadini e di dare risposte ai cittadini. Esiste una delibera che dice anni fa che il mercato tornava in via Volturno? Vogliamo farlo tornare in via Volturno? Scusate, ma all'epoca non prendeva via asfalto. Adesso è previsto anche temporaneamente il via asfalto, no? Prima non c'era via asfalto, no? Sì, ma però su Sebenico posso essere anche d'accordo, perché riprendiamo la parte della chiesa, però voglio dire alla fine se serve per alleggerire può essere utile, ma il problema è che si va a rovinare un'area riqualificata, questo è il discorso. E i 18 mesi, io ho paura che quei 18 mesi diventano molti di più, e il rischio purtroppo, proprio perché non abbiamo avuto modo di confrontarci seriamente con l'amministrazione, con chi ha il dovere e quindi con l'assessore di competenza, noi non abbiamo mai avuto la possibilità di confrontarci per capire realmente cosa si stesse facendo. Allora, quando io do un parere, una valutazione, ma se nella delibera di giunta
mi dicono che io devo approvare quello che è l'allegato. L'allegato parla di Volturno, Sebenico, Spalato e quant'altro. Altra cosa è, e io potrei crederci, nel momento in cui io vedo domani mattina partire i lavori, ma così non è, perché manca la copertura economica, manca tutta una serie di cose, manca anche una cioè, voglio dire, adesso l'AMA, io ho letto la lettera, ma riaprono Viale Zara, un tratto, un angolo, un incrocio, adesso non ricordo perché l'ho letta veloce, ma perché dicono che ci sono dei problemi, allora bisogna aprire delle vie di sfogo, così le pretende, eh. Ma scusate, ma noi qui mica avevamo chiesto di aprirla quella pretella, quell'incrocio lì. L'assessore lo fece, di competenza fece chiudere. Adesso spendiamo altri soldi per aprire questo pezzo di strada. Allora voglio capire, ecco perché io quando ho dei dubbi e ho delle perplessità a credere e ad avere fiducia rispetto a chi mi ha convinto quando era giusto seguirmi, quindi parlo dell'amministrazione, perché sul Consiglio di Zona non si può dire nulla, perché questo Consiglio di Zona non ha mai sbagliato nulla rispetto a questa partita, ha fatto tutto quello che doveva e poteva fare nell'interesse dei cittadini. Il problema non siamo più noi, il problema non è il Consiglio di Zona, il problema non è i cittadini, non è gli ambulanti. Il problema è che qualcuno decide e poi, siccome non vuole assumersi la decisione fino in fondo, lascia a te la palla dove devi in qualche maniera, bene o male, no? Devi dire qualche cosa. Però io non sono d'accordo che il Consiglio di Zona sia il parafulmine di chi non si è mai voluto confrontare con noi e con i cittadini. Io non sono d'accordo. E mi dispiace che dovrò assumere e dovrò decidere come mi dovrò comportare sulla votazione, perché so di avere un problema in quanto il presidente Quattrociocchi e il vicepresidente della Commissione del Territorio Leonardo Crippio sono di Rifondazione Comunista. So che Rifondazione Comunista ha sempre avuto una posizione ferma, non l'ha mai giocata e non l'ha mai messa in dubbio da nessuna parte. Anche davanti ai cittadini si è sempre distinta per la posizione secca su questa partita. È evidente che io avrò qualche problema e qualche difficoltà, e quindi vado a chiudere e quindi la mia decisione l'assumerò strada prima della delibera, ma ovviamente non sarà un voto favorevole, il mio non può essere un voto favorevole, ma non perché è il Consiglio di Zona che sbaglia, perché ha sbagliato fino ad oggi l'amministrazione comunale. Questo è il problema. Noi abbiamo fatto una mozione approvata da questo Consiglio dove chiedeva anche spiegazioni all'assessore, non se n'è interessato. Io sto ancora aspettando la risposta alla mia interrogazione a distanza di quasi un anno. Grazie. Faccio salve le osservazioni e i dubbi presentati dagli interventi dei consiglieri che hanno preceduto, e in particolare il consigliere Perego, che ha evidenziato alcuni aspetti assolutamente. Prego consigliere Luzzi. Sì, sto dicendo che faccio salvo io. Però le osservazioni fatte dal consigliere Piero, in particolare trovo assurdo valutare la possibilità di chiudere temporaneamente delle città metropolitane. È francamente qualcosa che non mi trovo favorevole, ma non trovo favorevole assolutamente nessuno, né chi lavora, né i cittadini, né i commercianti, perché vuol dire un servizio utile, finalmente utile alla città, viene chiuso. Poi temporaneamente per quanto non si sa. Altra cosa totalmente paradossale è che non si tiene conto, questa giunta non tiene conto, che 60 banchi in meno significa 60 famiglie in meno, non so male. 60 famiglie in meno che non lavorano.
e soprattutto in un periodo di crisi del genere mi sembra un provvedimento totalmente scriteriato. Altro aspetto totalmente, secondo me, che non tiene conto della realtà, è dove si chiede di aprire da parte degli ambulanti un fondo di fideiussione a garanzia di eventuali danni prodotti sull'area recentemente riqualificata e dopo il giorno. O loro hanno già, tramite le loro associazioni, un fondo che li garantisce, o altrimenti non è che il comune viene a chiederti oltre a quello un fondo di fideiussione, cioè oltre a tutto questo danno che hanno patito in questo periodo, gli ambulanti devono anche eventualmente pagare per un fondo di fiduzione a garanzia di eventuali danni. Stiamo scherzando? Cioè, oltre il danno, la beffa, anche pagare questo fondo di fiduzione. Mi sembra totalmente una roba fuori da ogni logica. Ragione per cui io presenterò un emendamento dove chiederò di togliere la parte in cui si chiede di aprire un fondo di fiduzione a garanzia di eventuali danni prodotti sull'area recentemente riqualificata di lavoratori. Altro aspetto che si chiede, che secondo me è pleonastico, cioè va bene, possiamo lasciarlo, ma è totalmente inutile, non aggiunge niente come richiesta, è la dove si chiede di subordinare l'approvazione dello spostamento di panno lavoratore, le necessarie documentazioni da parte dei vigili del fuoco, delle autorità, ci mancherebbe altro che uno, prima di fare certe decisioni come amministrazione comunale, non tiene conto di tutte le autorizzazioni che ci devono essere. Cioè, questo va benissimo che lo diciamo, cioè è un atto dovuto, però se facciamo noi, voglio dire, se dobbiamo deliberare qualcosa che innova rispetto a quello che è già noto, altrimenti non so, che proviamo tutti i regolamenti da rispettare, questa è la prassi, questa è la normalità, non si dice nulla di nuovo. E per cui per tutti questi motivi e per le ragioni che mi hanno detto, insomma, io valuterò adesso con gruppo, sono la mia posizione personale è che, ma pensando alle osservazioni che mi ha preceduto, è tutto sommato una soluzione che prendere il lungo tempo non ci soddisfa, ma l'interno sì, perché il mercato di cultura è una battaglia che noi abbiamo sempre sostenuto, il PDL. Nonostante questo sappiamo che nel lungo periodo le cose dovranno cambiare. Tra l'altro, quello che non si capisce neanche, perché qui non viene riportato, a quanto è l'ammontare delle spese di riqualificazione del mercato, anche perché non è secondario, perché se le spese sono 1000 euro, faccio un esempio, è un conto, sappiamo che entro 18 mesi si riesce a fare tutto quanto, se le spese sono migliori di euro, con le difficoltà di bilancio che tutti quanti conosciamo, ecco, mi viene da pensare che in realtà questa non è nient'altro che un tentativo di dire sì, ok, diciamo che non termini il mercato di postalizzare, però di fatto una volta che andiamo a turno rimane a turno, perché non ci sono i soldi per fare lavori, perché non ci sono i soldi per fare i lavori anche in un certo tempo. Per cui tutte queste sono le perplessità che sono arrivato, che quando poi quella che sarà la nostra intenzione di voto, lascio dopo a eventuali valutazioni che faremo con il gruppo e esatto, il Presidente a rispondere alle domande che sono state fatte. È un po' in grazie mille. Ma sicuramente per tutti noi, per chi ha seguito la vicenda, io sono qui da 2 anni, c'è cioè chi la sta seguendo da molto più tempo di me, ci troviamo stasera in una situazione un po' complicata. Una situazione un po' complicata in un quadro particolarmente intricato, perché in tutta questa vicenda del mercato di La Costa la cosa più evidente agli occhi di tutti, anche l'esperienza politica che abbiamo fatto affrontando questo argomento, è che c'era e c'è un tale intreccio di interessi, non necessariamente con una questione negativa, un tale intreccio di interessi fra residenti delle varie vie, quindi non tutti sulla stessa posizione, ambulanti,
amministrazione comunale, noi che abbiamo con forza, prima facevamo una battaglia contro i mulini a vento sembrava, e poi la cosa ha preso più forma e qui oggi la stiamo affrontando, con la proposta di spostare il mercato in Lagosta con un'area attrezzata. Io sottolineo, diciamo, con dispiacere un certo atteggiamento da parte di anche dell'opposizione, perché quando si ha una complessità di questo tipo davanti ai nostri occhi di amministratori, poi bisogna anche fare delle proposte, perché noi qua siamo oggi a cantare vittoria, anche ammettendo il fatto che per arrivare a questa vittoria dovremo ancora fare fatica, seguendo l'iter che seguirà la vicenda prima in giunta, poi in consiglio comunale. Però siamo qui oggi a cantare vittoria perché abbiamo con forza insistito su una soluzione. Io oggi di soluzioni da parte, diciamo, delle altre forze politiche non ne ho sentite, perché in questa situazione è molto facile prendere la parte degli uni e degli altri, ma è molto complicato trovare una mediazione tra tutte le forze in campo. E fatemi dire che qua oggi, diciamo, che soprattutto agli ambulanti, non ci sono gli ambulanti perché sicuramente non è che questa delibera piove dal cielo, cioè questa delibera è frutto di un percorso fatto anche con gli ambulanti in questi mesi, cioè non è che l'assessore, poi vi ho dovuto parlare anche sull'assessore, un giorno si è svegliato e ha detto facciamo così, è ovvio che ci sia e c'è stato un lavoro di questo tipo. Un lavoro che, e sono d'accordo con le osservazioni che sono state fin qua, un lavoro che è stato molto deficitario dal punto di vista del coinvolgimento del Consiglio di zona. Questa è una ovvietà, nel senso che l'abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle, la difficoltà di interfacciarci con l'amministrazione, la difficoltà di avere, diciamo, un legame stretto, ma direi più non tanto come maggioranza ma proprio come istituzione. Siamo andati molto in difficoltà su questo e anche nella delibera di oggi siamo in difficoltà su questo perché è sotto gli occhi di tutti che alcuni elementi ancora oggi ci mancano. Fatemi dire però che c'è qualche inesattezza rispetto a quanto è stato detto oggi, nel senso che per cortesia consiglieri, avete da discutere fuori dall'aula, presidente, qualcuno cortesemente un po' di tranquillità, nel senso che questa è una delibera di indirizzo della giunta. Il passaggio in sala, mi stupisce che il consigliere Abbiati, che diciamo si intende di queste cose, che il passaggio in sala dovrà essere fatto dal consiglio comunale perché è il consiglio comunale che ha competenza sugli spostamenti dei mercati, quindi oggi la giunta fa un progetto ma poi chi dovrà esaminare prima in commissione, poi ci arriverà a noi nuovamente il progetto di Zara e lo dovremo esaminare. Guarda, io faccio fatica così però, perché è un argomento un po' delicato, prendo il tempo della Giovanna Mazzano. Quindi ci sarà un iter che vedrà il passaggio di Zara con una visione e una proposizione di un progetto che verrà fatto in consiglio comunale e che poi arriverà a noi, quindi non è che noi oggi finiamo di seguire l'iter. Quando il consiglio comunale, che è l'unico che ha competenza perché la giunta fa una delibera di indirizzo, non può spostare il mercato, non è nelle sue possibilità di spostare il mercato, quindi quando l'iter, e noi con forza chiederemo che l'iter venga avviato subito, il prima possibile, appena i tempi tecnici del consiglio comunale
lo consentiranno per andare. E fatevi dire che anche un'inesattezza quella di dire che mettere nel TTO 2014 non è sufficiente per il raggiungimento dei 18 mesi, perché non è così. Perché anche quest'anno, in cui siamo stati in estrema difficoltà dal punto di vista dell'approvazione del bilancio, se la Giunta lo vuole, e mi pare evidente che la Giunta voglia avviare l'iter e chiuderlo il prima possibile, perché questa delibera sembra che vada in questo senso, la Giunta può, in accordo con l'assessore al bilancio e il sindaco, già a gennaio, se vuole, mettere dei soldi, perché non è che, come è stato fatto per alcuni servizi che sono stati prima bloccati e poi con delle delibere particolari sono stati deliberati, così potrà fare anche per il mercato. Allora, la clausola o l'osservazione del piano triennale delle opere 2014 è, diciamo, una clausola di sicurezza che noi poniamo alla Giunta, perché proprio perché non abbiamo avuto tutta la necessaria documentazione, noi abbiamo fatto delle osservazioni che sono anche pungenti, non è che abbiamo detto una cosa prima e diciamo una adesso, per portare a casa il risultato di Viale Zara, perché il rischio di non votare la delibera stasera è che il mercato rimane lì dov'è, a proposito di soluzioni e a proposito di questo, allora dobbiamo fare in modo di raggiungere l'obiettivo prendendo una parte amara, soprattutto per questa maggioranza che continuerà a metterci la faccia. Abbiamo chiesto con forza, e verrà fatto a settembre, che anche la Giunta e gli assessori che sono responsabili di questa delibera vadano a metterci la faccia con un'assemblea pubblica, con i cittadini, e lavoreremo perché questa assemblea pubblica si faccia, in modo tale che i cittadini possano seguire nel miglior modo possibile l'iter che condurrà il mercato in Zara al termine del 2014. Quindi stiamo cercando di fare in modo di avere il mercato in Zara, che non può andare lì subito proprio perché c'è stato, lo dico al PDL, c'è stata un'attenzione nei confronti degli ambulanti. Il mercato in Zara non potrà andare subito e verrà spostato in volturno proprio perché da parte dell'amministrazione c'è stata un'attenzione per gli ambulanti, che erano in una condizione di sofferenza che noi, aperto e chiuso parentesi, abbiamo sempre un po' contestato perché non ci convincevano fino in fondo le argomentazioni. L'amministrazione, nella piena legittimità di quello del lavoro che sta facendo, ha avuto attenzione nei confronti delle esigenze dei commercianti proprio perché sappiamo che siamo in un momento di crisi e quelli sono dei lavoratori. Abbiamo chiesto alla Giunta che venissero rispettate le regole minime che ci siamo dati nel mercato, perché purtroppo, come abbiamo visto già nei tre passaggi, nei tre sopralluoghi che ci sono stati, con cui siamo andati in delibera due giovedì fa o giovedì scorso, ci sono dei problemi anche su questo, ma noi oggi siamo qui a metterci la faccia, a prenderci la responsabilità di seguire l'iter, a non nasconderci dietro un dito e a vedere tutte le criticità che ci sono dietro questa delibera, anche dal punto di vista politico, anche dal punto di vista, diciamo, della scarsa attenzione che hanno avuto nei nostri confronti, ma siamo qui a dire che il mercato deve andare in Zara e per far andare in Zara faremo di tutto, anche fare un passaggio doloroso dal punto di vista politico e personale per noi, ma siamo qui a metterci la faccia e in questi 18 mesi saremo col fiato sul collo dell'amministrazione, perché entro 18 mesi quel mercato vada finalmente in Viale Zara, liberando un quartiere che è da anni che soffre per il mercato, per i cantieri, per una viabilità complessa e complicata. Grazie. Grazie Presidente. E, non so, a me dispiace per come appunto sinceramente dispiace più per voi della maggioranza, perché sicuramente vi siete impegnati in una soluzione del mercato di Lagosta, perché veramente è una cosa assurda, surreale, che un consiglio di zona continua a deliberare e dall'altra parte un assessorato va per la sua strada. Io non capisco,
cioè, apprezzo la pazienza di commercianti e cittadini che si vedono sballottati da una parte all'altra. Un consiglio di zona, cioè io non so dove si arriverebbe in situazioni di questo genere, dove non si viene ascoltati. Mi dispiace dell'illusione del capogruppo Indovino, che crede ancora, sembra di credere ancora nelle favole dopo tanti anni. Cioè, un assessorato che non vi ha mai ascoltato, non ci ha mai ascoltato, pensate che soltanto perché facciamo i buoni, chiedendo sì dai, chiudete, cosa? Chiudete, chiudiamo la metropolitana, così, cioè, cosa vogliamo fare? Un ricatto all'assessorato, al comune, ai cittadini, chiedendo di chiudere la metropolitana per i giorni di mercato, un'assurdità. O si risolve già da stasera, quindi il consiglio di zona abbia il coraggio di rigettare questa proposta di delibera, perché non va nella direzione, non solo non va nella direzione, ma da parte dell'assessorato e del comune nessun passo è stato fatto per venire incontro al consiglio di zona. Non dico altro perché tanto mi ripeterei tanti, diciamo, le stesse cose che hanno detto anche altri consiglieri. Quindi invito tutti a rigettare questa proposta di delibera da parte dell'assessorato. Quindi mi dispiace il presidente Quattro Ciocchi, che è così teso perché evidentemente è costretto da accordi di maggioranza a questo punto, non perché non credo che lei sia personalmente convinto che questa sia la migliore delle soluzioni. In fondo è perché vi stanno tenendo da qualche parte, insomma. Grazie. Presidente, sì. Quale parte anatomica? Si sente. Io volevo fare un intervento nel quale ringrazio il vicepresidente Crivio e il capogruppo Indovino, che ha seguito la vicenda del mercato qui meno, in quanto, come se sapete, io per motivi familiari e anche soprattutto per motivi di lavoro in questo periodo ho meno tempo da dedicare al consiglio di zona, tant'è vero che se altri consiglieri hanno motivo per discutere, non lo facciano in aula, per cortesia, perché impediscono agli altri presidenti consiglieri di intervenire. Sì, grazie, allora ricomincio così magari si chiarisce. Allora, volevo ringraziare, come dicevo, il vicepresidente Grillo, il capogruppo Indovino e il presidente della commissione commercio Quattro Ciocchi, che hanno così fatto questo pezzo del percorso su questa vicenda annosa. E come dicevo, io per problemi personali e di lavoro ho avuto qualche difficoltà ultimamente a essere presente, tant'è vero che il prossimo non sarà in commissione, in quanto sono impegnato fuori Milano per tutta la giornata. Volevo semplicemente dire che questa vicenda non è arrivata alla conclusione ovviamente, ma questo è solo un passaggio. Io devo dire che ho fiducia nel lavoro che è stato fatto in questo consiglio di zona e dai rapporti che ci sono stati con la giunta ho fiducia anche che la giunta rispetti così il gentleman agreement, si dice così, che è stato fatto o che viene sancito da questo documento. È evidente che c'è sempre la possibilità che qualcuno possa non rispettare gli accordi, è ovvio. Questo fa parte della vita, no? Evidentemente. Non ho elementi per pensare fatica, c'è caldo. Non ho dubbi da questo punto di vista, non è un atto di fede, ma come dicevo, un gesto carino fatto tra gli uomini e comunque sono rapporti istituzionali che comunque hanno un certo valore. Non siamo in mezzo a una strada e due persone che passano e danno all'anno dicono ci siamo d'accordo, no, ci sono degli incontri a livello istituzionale con gli uffici, con l'assessorato, consiglio di zona. Questa sintesi di questo documento di questa sera
è un documento, non mi sembra di aver detto che è un parere preciso, è un documento che dà delle indicazioni precise, è evidente che dopo, da domani dobbiamo essere molto attenti e vigilare sul fatto che ognuno di noi e di loro rispetti il patto. Questo secondo me è il nuovo orizzonte, il nuovo fronte che si deve aprire, perché è evidente che mi sembra di aver capito che qui nessuno si vuole far prendere in giro, quindi saremo vigili per far sì che le cose che noi diciamo, che ci auspichiamo, vengano effettivamente realizzate. Io mi fermo qui. Comunque ringrazio tutti quelli che hanno contribuito ad arrivare fino a questo punto. Grazie. Consigliere Todaro. Sì, grazie Presidente. Io volevo semplicemente dire che nonostante l'encomiabile lavoro che sta dietro comunque l'attività svolta dalla Presidenza Photoshop e dal Centro della Commissione Territorio Crivio, trovo che questo documento, questa proposta di delibera sia dal mio punto di vista un palliativo, nel senso però non è il principio della parola, ma nel senso di una grande parte, nel senso a partire dai tempi indicati per la trasformazione, per il passaggio da dove è ubicato adesso a io non ho difficoltà nemmeno ad esprimere in maniera chiara, da quando abbiamo iniziato lo scorso in aula in relazione a questo al trasferimento di questo mercato importantissimo di Milano, di esprimere il fatto che esprimere la mia posizione, cioè che secondo me, a mio avviso, sbaglierò, ma invece la richiesta di parere pervenuta in appunto nel 2013 è derivata in me dalla NASA, è stata più e più volte con questo consigliere di posizione e il convincimento che il mercato non debba spostarsi e la cosa più evidente, lo dico, scusate, però la cosa più evidente agli occhi di tutti, come diceva il consigliere Indovino, a mio avviso invece la volontà di non risolvere il problema ma di procrastinarlo, a destinarsi, di conferire a questo intervento, a questa trasformazione un'importanza che probabilmente non è assolutamente spendibile qui e ora, ma che andrà appunto a 18 mesi a tutto un iter che sicuramente avrà un cronoprogramma temporale ben molto più lungo e che sicuramente non verrà risolto stasera, anche dovesse passare questo tipo di proposta. Allora la soluzione c'è ed è lasciare secondo me il mercato dov'è da decenni. A un certo punto non bisogna per forza dire conquistare, come diceva il consigliere Dolino, che vedo che invece non c'è, ma niente. Non devi stare per forza con gli ambulanti o con gli abitanti e assolutamente cercare di... noi abbiamo provato, devo dire, più volte a concertare le loro posizioni. Abbiamo visto che le posizioni sono diametralmente opposte anche per eventi esterni che non possiamo, da cui non possiamo prescindere. E il nostro compito, a mio avviso, di consigliere di zona e probabilmente ancora di più quello del Consiglio Comunale e della Giunta, non può essere che prendere poi delle decisioni, evitando di essere complici ed armare la guerra, purtroppo, ahimè, tra poveri, quindi gli ambulanti. E gli ambulanti cittadini non sono assolutamente ascoltati, su questo sono d'accordo assolutamente con il consigliere La Terza, e a mio avviso, ripeto, questa proposta è di questa delibera, questa proposta è cupa. Ma esistono delle condizioni tuttavia indispensabili, appunto imprescindibili, che potrebbero portare ad accettare una qualsiasi proposta costruttiva avviando così un procedimento costruttivo di collaborazione con l'ente più, con la giunta, quindi con gli enti più piramidalmente sopra di noi, laddove queste proposte riconoscessero così
e ad esempio il lavoro che viene svolto dagli ambulanti. Cioè non possiamo non essere sicuri che l'eventuale passaggio dall'attuale ubicazione alla Viale Zara non possa essere, cioè debba essere, sono convinto che debba essere assolutamente in valore e garantire così che non venga toccato non 2, 10, 50, 60, diciamo così, ecco, operatori comunque ambulanti. Diciamo che non deve essere toccato al mio nessun bando, quindi non deve essere messa in difficoltà nessuna famiglia, e soprattutto in questo momento, da più volte, quindi probabilmente vado a ripetere, in questo momento di forte crisi del commercio. Devo dire la verità, ci sono poi, vado a finire, altri elementi che mi fanno dire che il mercato debba rimanere in dov'è. Il costo dell'intervento, che mi pare valutato in vari milioni di euro, la difficoltà di viabilità e che se, a mio modestissimo modo di vedere, diciamo così, le due arterie, i controviali in sintesi, non sono in grado in alcune giornate di, io mi trovo a passare lì tutte le mattine e le sere, in alcuni momenti della giornata tuttavia non sono sufficienti a sovraccarsi il traffico, diciamo così, veicolare di in quel tratto dove si vuole spostare il mercato. E ripeto, sarò assolutamente, io voterò assolutamente contro questo. Grazie. Grazie consigliere Belli. Grazie Presidente, io non volevo intervenire, però dopo l'intervento di Simi mi sento obbligato a dire almeno due parole, perché mi sembra che ormai si sia detto quasi tutto. I miei colleghi che mi hanno preceduto hanno già spiegato le nostre perplessità, però sentirmi dire che è un documento, quando nei visti la richiesta di parere pervenuta l'11/7/2013, significa che è un parere vero e proprio, è un parere che noi diamo in anticipo, e io sarei felice, come il Presidente Tucci, che fossimo sempre interpellati prima, ma non in questo modo, perché in questo modo arriva una proposta di delibera di giunta calata dall'alto, già preconfezionata, a cui noi dobbiamo dare un parere senza essere stati interpellati prima. Per cui praticamente il consiglio di zona, almeno io la vedo così, è il consiglio di zona che andrà a dire: voglio che il mercato ritorni in volturno, e loro lo inseriscono nella delibera. Per cui le perplessità ci sono. Noi siamo convinti che il governo ci può rimanere. Volturno non è ideale, per cui però svegliamoci su una progettazione seria e veloce per Viale Zara. Viale Zara ha dei problemi, poteva magari essere stato preso in considerazione prima, mentre c'era il lavoro della metropolitana, con tutti gli accorgimenti che ci chiede adesso AMAT, non è stato fatto. Però anche adesso non è che si vogliono risolvere i problemi. Tanto lo spostiamo a Volturno, poi vedremo. Per cui siamo molto titubanti su come votare. In più abbiamo presentato l'emendamento, ma scrivere di fermare, di chiudere la fermata metropolitana di Volturno durante i due giorni di mercato. La metropolitana è gestita da Improgi e Finanzi, per cui non è comune, non è ATM o MM che chiude. Noi andiamo a recare comunque un danno a una società che è la gestora, che fa la gestore della metropolitana. Per cui vi siete chiesti l'eventualità, spero seppur remota, di un ricorso per mancato introito, perché comunque gli facciamo fermare una fermata, no, però noi inseriamolo così tanto è bello, rispettiamo le normative sulla sicurezza, però siamo tranquilli. Per cui io spero che l'emendamento venga votato positivamente, per evitare di comunque creare un danno ulteriore all'amministrazione comunale, che già non riesce a chiudere un bilancio, già non trova i soldi per andare avanti, per cui
non vorrei che succedesse come altri casi già visti in precedenza, dove abbiamo perso un po' di soldi come amministrazione comunale. Applausi. Per cui, pensateci bene, noi siamo molto perplessi su questa delibera. E niente, ho riprendo la parola a chi vuole intervenire. Grazie consigliere Belli, sono pervenuti due emendamenti, uno dal consigliere Pereguabbiati Belli e uno dal consigliere Tuzzi. Allora, mettiamo in votazione l'emendamento Pereguabbiati Belli che chiede di eliminare l'ultimo capoverso. C'è già con il ritardo della propria della materia montana, ma non sarà 8.024 già. Siamo in fase di votazione dell'emendamento, chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 32, contrari 0, assenti 0, approvato. Quindi viene emendato così come chiesto il documento. Mettiamo in votazione poi l'emendamento Illuzzi che chiede di eliminare tutta la questione relativamente al fondo fideiussorio. Vota a favore. Devo già pagare la metà della cosa per non pagare che felice. Chiudiamo la votazione. Adesso, bene, sì. Presenti 29, favorevoli 8, contrari 21, astenuti 0, respinto. Consigliere Perego. Sì, grazie Presidente. Per... Sì, è lo stesso, non mi sono mai male. Per dichiarazione di voto. Ci è molto difficile riuscire a formulare una dichiarazione di voto questa sera. Prendiamo atto delle dichiarazioni e delle affermazioni fatte questa sera dal capogruppo del PD, Indovino, che garantisce con la sua maggioranza di consiglio di zona e maggioranza comunale, il consiglio comunale, l'assoluto rispetto dei 18 mesi, data limite e ultima per il trasferimento in Viale Zara. Noi già in delibere passate abbiamo votato favorevolmente al trasferimento in Viale Zara. Se questo era compatibile con un trasferimento dell'intero mercato. Se voi in 18 mesi, ripeto 18 mesi, non un giorno di più, sarete in grado di garantire quello che affermate, noi questa sera non voteremo contro questa mozione. Una lacrima dall'ultimo occhio. Resta chiaro il fatto che se questi 18 mesi non saranno garantiti da parte vostra, non potranno esserci che le dimissioni dal vostro ruolo per la mancata promessa che vi fate i cittadini. Grazie, quindi ci asterremo. Faccio fatica a intervenire con questa allora. Il gruppo PDL voterà contro la delibera. Grazie. Siamo in votazione. Non hai fatto dichiarazione? Eh no. Quindi non votiamo. Ma votiamo contro? Ma che cazzo? No, no, non votiamo contro. Tra 18 mesi non fa tanto, la fa passare lo stesso. Tra 18 mesi non fa tanto. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 28, favorevoli 20, contrari 6, astenuti 2, approvato. Passiamo al punto successivo, punto 7, mozione di censura pronunciata dal Comune di Roma.
Allora, non avevo il microfono acceso. Allora, questa mozione si riferisce alla dichiarazione rilasciata in aula e registrata, che la consideriamo una minaccia a un dibattito tranquillo e democratico di questa aula, perché considerando che se si ricoprono determinati ruoli si hanno anche delle responsabilità e dei doveri rispetto a tutti gli altri consiglieri. Io non andrò a rileggere perché tanto fa riferimento ai regolamenti per quanto riguarda la presidenza e naturalmente, visto che è rivolta alla vicepresidente, sulla dichiarazione che ha fatto, sono anche doveri che deve rispettare anche lei, perché ho finito il tempo. Super veloce. Per cui non mi sembra che ci sia tanto da dire, è una censura, per cui è un discorso solamente per ragazzo di fatte, vediamo come va la discussione, grazie. Capogruppo Pigano. Noi chiediamo alla Lega, al suo capogruppo e al primo proponente di ritirare questa mozione di censura per evitare di votare contro. Riteniamo che quanto è contenuto nella mozione di censura non corrisponda in nessun modo alla realtà dei fatti. Riteniamo che questa mozione sia strumentale e indirizzata unicamente a colpire la persona della vicepresidente che più volte la Lega ha messo sotto tiro per futili motivi e per un'avversione personale che loro hanno nei confronti della vicepresidente del Consiglio di zona. Per cui non c'è nulla di politico in questa mozione, non c'è nulla che può essere accettato, è solo una mozione fine a se stessa che tende a colpire la persona, Antonello Consolo, non a livello politico ma a livello personale. Grazie. Consigliere Luzzi. Noi siamo un gruppo PDL per una battaglia politica che viene fatta nel confronto delle idee e non su base personale, nel senso che se la può pensare diversamente, io personalmente la penso in maniera diametralmente opposta alla consigliera Alfonso come agli altri consiglieri. Spesso battaglie accese, ciò non toglie che la battaglia appunto va fatta sulle idee, sui contenuti e non devono essere delle battaglie personali, perché altrimenti qui si usa lo strumento politico per colpire le persone e mi sembra assolutamente un strumento poco democratico e che sicuramente non appartiene alla nostra tradizione, alla nostra cultura liberale di rispetto delle idee. Per cui personalmente voteremo, personalmente, è una idea che lo scelga. Allora, mettiamo interventi, mettiamo in votazione. Mettiamo in votazione segreta. Consigliere la terza, capogruppo la terza, e poi consigliere Prelli. A me ha colpito un passaggio della richiesta del consigliere Belli in merito alla frase pronunciata, no? Si parla, insomma, quando la vicepresidente Lo Consolo ha annunciato la querela. Sì, scusi, capogruppo la terza, però
un minimo di decenza all'interno dell'aula, grazie, perché se ognuno bellamente parla per i fatti propri è abbastanza sconcertante e anche un po' stucchevole. Grazie, capogruppo la terza. Non so, vorrei un attimo, cioè, io credo che la considerazione del consigliere Belli sia appunto una considerazione politica, non legale, nel senso che qualunque consigliere può annunciare querela nei confronti di altri nel momento in cui vengono superati i limiti. Per cui, nel senso, quindi vedrei a questo punto anche cadere quello che è, diciamo, il punto principale della proposta di censura. Non so se lei oppure la presidente o il direttore di settore vuole illuminarmi in merito. Grazie. Io non ho capito. Ok, preciso meglio. Consigliere Belli. Sì, io non ho capito cosa chiedeva il consigliere La Terza, perché la precisazione, allora, è sulla dichiarazione fatta per il gruppo 6, per cui non è personale, non risulta, non è stato un attacco fatto al vicepresidente Lo Consolo. Si stava discutendo di una mozione in cui si diceva che lei ha partecipato alla manifestazione. Mi sembra che non sia stato fatto nessun tipo di accusa e nessun tipo di affronto politico e personale a vicepresidente. C'era, perché ci sono le immagini fotografiche, le immagini riprese, le testimonianze del PDL, per cui era lì presente. Non mi sembra che sia stato dichiarato il falso e neppure diffamazione, per cui non c'era nessun tipo di limite. Però dichiarare a microfono aperto, e adesso la legge, per quanto riguarda il primo punto del valutato, che il mio partito, col mio partito decideremo in merito di querelare per manifesta falsità i firmatari di questa mozione, insomma è una censura, più che altro forse preferirate che chiedessi le scuse. Comunque questa è una minaccia fatta in un'aula pubblica durante una discussione democratica, per cui non la trovo un attacco personale, ma lo trovo un attacco politico. Se in un consiglio non si può più esprimere la propria opinione, non so dove andremo a finire, e in questo caso non ce l'avete fatta esprimere. Una dichiarazione del genere merita comunque una presa di distanza, perché comunque le garanzie della vicepresidente deve garantire, e tutti noi dobbiamo garantire comunque la discussione democratica e ascoltare tutti, almeno fra di noi, 41. Per cui, vabbè, se non interessa, la mette a votazione segreta, perché comunque sulla persona, e vedremo come va a finire. Capogruppo La Terza. Per una sollecitare meglio. Dica. Se l'accento. Dica. Come faccio a stare dietro? E quindi Belli in pratica ha un po' sottolineato quello che presenta nella sua mozione di censura. E quindi suppongo che quanto espresso. Se ridi da solo. Si concentri. Se ridi da solo. No, ma sono i suoi colleghi. E consiglieri tutti, non distraete il consigliere. Non so, allora, quanto chiesto da Belli non mi sembra sostenibile dal punto di vista legale, no? Nel senso, lui dice in un'aula ci deve essere libertà, fino a un certo punto, non è che abbiamo l'impunità di poter dire tutto quello che vogliamo, per cui di conseguenza qualunque altro consigliere può prendere le sue contromisure contro chi eventualmente dice delle falsità. Quindi non so, a meno che non è un caposaldo dei consigli di zona, dei consigli comunali, non so, mi illustri la presidente.
cioè se ha ragione Belli a sostenere una cosa del genere. Cercherò di illustrarle nel miglior modo possibile. Allora, la cosa diciamo è molto semplice. Nel momento in cui viene depositata un documento di questo genere, noi come consiglieri, io come presidente, noi come consiglio dobbiamo porla all'ordine del giorno. Dopodiché non spetta a me valutare se giuridicamente o non giuridicamente è opportuno o meno presentare una mozione di questo genere e valutare quali sono le basi su cui viene impostata la censura. La Presidenta, la Vicepresidente ha ritenuto di pronunciare alcune parole, il consigliere Belli si è sentito, come scrive nella mozione, di scrivere e di censurare questo comportamento, noi lo mettiamo in votazione e ognuno di noi valuterà come riterrà la posizione descritta all'interno di questa mozione di censura. Mettiamo in votazione. La prima c'è la valutazione segreta. Dai, la prima votazione segreta. Tu ci votassi, guarda che votare. Che bello questo video. Facciamo un po' di bello. Scusate, non sento che di solito voi andiate così, ecco, non siamo né in uno stadio né in un teatro, rimaniamo sempre in un'aula consigliare, grazie. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 7, contrari 24, astenuti 1, respinto. Passiamo a mozione per paralizzazione di marciapiedi, dispersa dei danni, proseguita dei civici 2 e 4. La parola al primo firmatario proponente in Ruzzi. Va bene. E chi ha votato a favore? E gli altri 4? No, ha votato a favore. Chi sono gli altri 4? Io! Astenuti! Ero io! Uno astenuto! Confermo la problematica, anch'io l'avevo segnalata più di un anno fa. Perché non hai presentato la piede di sessato, bisogno di essere messo a posto. Grazie per impregnati interventi. Grazie. Noi gli dico che la ringraziamo di non aver presentato la mozione per lei. Consigliere Belli? Pensavo ci fosse la mozione urgente. Vieni anche tu. Grazie. Siamo in fase di votazione, quindi...